decisioni importanti sugli obiettivi per la gara. E buona prima ragazzi, sono te che come dicevo se ne ritroviamo nel nono episodio della carriera di Formula 1 2016 con il nostro pilota Samuel dal premio d'Austria con un circuito che mi fa altamente schifo e perché secondo me non ha senso come circuito, è solo rettilineo in pratica. Comunque vi faccio vedere che il motore è stato completato, non siamo neanche ai livelli della Mercedes, comunque la Williams si è potenziata. Austria, una terra che ci ha regalato tanto, lo strudel di mele, Mozart, Niki Lauda e uno dei circuiti ad alta velocità tra i migliori al mondo. Siamo qui nel bel mezzo della stagione e la lotta per il titolo si sta facendo interessante, ma se c'è una gara imprevedibile è proprio questa. Prima di partire diamo un'occhiata alla griglia dopo le qualifiche di ieri. Nico Rosberg e la sua Freccia d'Argento partono dalla pole position e al suo fianco c'è Lewis Hamilton. E ora vediamo il resto della griglia. Una McLaren, Ricciardo, Max Verstappen e Vettel, Raikkonen, Sainz, Button e Valtteri Bottas, Massa, Hülkenberg, Sergio Perez e Magnussen, Palmer, Kvyat, Marcus Ericsson e Felipe Nasr, Wöhrlein e Arianto, Romain Grosjean ed Esteban Gutiérrez completa la griglia. I preparativi sono quasi completati. Scendiamo in pista. Ok, lo stesso di gare ultra e super 18 giri, ok. Tutto pronto, si devono solo spegnere i semafori che si spengono in questo momento. Hamilton parte con le super soft. Teniamo bene la cara dell'esterno, quindi Hamilton è già dietro Rosberg e anche egli con le super soft. Noi abbiamo le ultra, abbiamo sfruttare le gomme più prestazionali. Più o meno al quarto giro c'è stata la di rientrare. Ci proviamo già subito. È una bella tirata, però ancora dietro anche perché aveva l'esterno e lui. E adesso dobbiamo cercare di tenere il distacco sopra il secondo. Anche se non sarà per niente facile. L'usura è elevata, eh? Cosa è successo? C'è qualcuno nel box? Rosberg non è più dietro. Ma c'è Hamilton che sta accorciando, non è più sotto, non è più sopra il secondo. Adesso ci fa provare con il DRS. Ancora presto per lui, quantomeno per tentare un sorpasso. Hamilton è rientrato, quindi erano 5 giri e ultra, cioè le super svolate. Però vanno montate per forza le super, se non erro.
vediamo alla fine di questo giro se rientrare o no. Non so se posso mettere le sasse, devo per forza. Ma devo per forza mettere le super. Adesso che rientriamo. Niente, passato Fettel. Ok. È uscito Fettel con le super soft, però deve essere 11 giri. Quindi al momento Fettel ha le gomme più prestazionali. Non so le Mercedes in che posizione sono. Penso stiano là davanti però. E poi l'ha preso un sacco prima. Ci prova qua all'interno. No, per noi ancora presto. Adesso ci dobbiamo provare. Aspetta, adesso sta allungando. Prima c'è Pere. Ok, abbiamo gli RS, ma c'è anche Fettel. Non ho capito con chi c'è l'ingegnere, prova.
Aspetta, qualche prova di quanto abbiamo all'esterno. È ancora lì Chester. E noi dobbiamo andare anche a prendere Perez. Teniamo qui bene il cordolo esterno. Ok, Perez è entrato. Aspetta, ci riproverà lì all'esterno. Ma sono andati larghi e sette al passo. Ok, apriamo di ARS. Ripeto che abbiamo gomme, almeno prestazione rispetto a quelle che ha messo Fester. Qua l'abbiamo tirato, abbiamo preso dentro anche effetti.
voglio assolutamente vedere le connessioni delle gomme. Siamo su miscela grassa. Great job those last few laps. Been brilliant all weekend. Yeah guys, you're very good. Very good, I'm happy. Well done guys, well done. And as I said, absolutely fantastic job. You've driven brilliantly there. I did all the work on Friday. That's paid off. Nice work. Well done mate. That was a absolutely great weekend. That was a really, really good weekend. Really proud of you. Hanno fatto un gran lavoro per utilizzare ogni stint e sfruttare al meglio le gomme. Questo dimostra ancora una volta che la Formula 1 è un gioco di squadra e dobbiamo anche riconoscere i meriti al pilota, perché una vettura perfettamente bilanciata non serve a nulla se non c'è un grande talento al volante. Guardate, si stanno dirigendo verso il podio proprio in questo momento. Ottima gara per la McLaren, sono davvero contento di vederli sul gradino più alto del podio. Dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del mondiale piloti. Ottimo risultato per Lewis Hamilton, che aumenta il suo vantaggio in tasca e Alonso Fratelli. Parti una domanda, Luca. Secondo te chi è il pilota del giorno? Le due Ferrari, dietro alla Mercedes, Fratelli. E ora vediamo la classifica costruttori. Oggi il leader Niente, finalmente abbiamo vinto. Dovevamo arrivare secondi in Canada, questo sarebbe il problema lì. La legge non pensavo di essere entrato a mettere questa capotrona di gomme lì. Comunque c'era rammarico dopo la gara in Canada e a Baku, perché di poco non abbiamo raggiunto, diciamo, il podio, e questa volta prendiamo il podio vincendo la gara. Ricciardo si è ritirato e si era visto comunque sia dalle qualifiche che dalle prove libere che avevano il passo per stare vicino alle Mercedes, perché mi sembra tipo 2 decimi eravamo di distacco dalle Mercedes, quindi non era tanto. Il motore ci ha aiutato, cioè l'incremento, quindi l'abbiamo fatto bene. Se il video vi è piaciuto, se non vi piace, non so, se non siete ancora iscritti al canale, commentate, condividete, ci vediamo in un nuovissimo video, non me la che lei è bella, raga.